nella chat il foglio per gli insegnanti per firmare, poi magari lo rimetto per chi si collega in ritardo. Allora, benvenuti a tutti chi è in presenza e chi è a casa a distanza. Scusate, sono su due monitor, aspetta, ne spengo uno. Così, ecco, perfetto. Ora funziona tutto. Allora, benvenuti a tutti. Siamo al terzo appuntamento del nostro secondo ciclo di conferenze. Il prossimo è il 10 di dicembre con Mario Bencivenni che ci parlerà di giardini. Oggi abbiamo il grande piacere di ospitare un'amica, una collega, una maestra, che è per me anche una maestra, che è la professoressa Carla Rombi. Allora, io ho il compito di presentarla, ma dirò veramente poche parole, ma non perché bastino poche parole per presentare la professoressa Rombi, ma perché è molto conosciuta. Sono convinta che qui ci sono allievi, ci sono colleghi, quindi è una persona conosciuta. Comunque, docente ordinaria di storia dell'architettura, si è sempre occupata prevalentemente delle architetture della Toscana, diciamo, Firenze, la Toscana, ma non solo, e ha decine e decine e decine di pubblicazioni, di progetti, di ricerche portati avanti in una lunga e sfolgorante carriera. Mi fa piacere ricordare, soprattutto ora non sto qui né a fare l'elenco delle pubblicazioni né dei temi che sono stati oggetto delle sue ricerche, però mi fa piacere ricordare una cosa, mi fa piacere ricordare la sua incessante attività in quel settore che oggi viene chiamato la terza missione, vero? La terza missione che oggi come docenti universitari siamo tenuti a diciamo fare, a portare avanti insieme all'attività didattica e all'attività di ricerca. Cioè terza missione nel senso di divulgazione, sensibilizzazione, diciamo trasferimento alla società civile, alla popolazione, quindi di quelli che sono i frutti delle nostre ricerche. Questo Carla l'ha sempre fatto, anche quando non andava di moda, anche quando non era un'attività obbligatoria. E qui ricordo la sua attività a Monsummano, in Val di Nievole, quindi la creazione del Museo della città e del territorio di Monsummano, oppure Empoli, il Museo del Vetro. Scarperia anche, ecco, Scarperia anche, il Museo dei Ferri Taglienti, quindi Ecomusei, quindi questa attività e le decine e decine e decine di conferenze, di partecipazioni quindi a manifestazioni pubbliche, come quella di oggi anche, perché in effetti quello che qui stiamo facendo lo stiamo facendo tutti come volontari, quindi docenti, sono tutti amici, colleghi che credono proprio in questa attività di trasferimento di conoscenze, quindi di sensibilizzazione della società civile, dei giovani, degli studenti, sui temi che riguardano il territorio, l'ambiente, i beni culturali, il patrimonio, il paesaggio e le architetture. Io direi che non voglio rubare altro tempo alla conferenza della professoressa Rombi, dal titolo Ville e Ville Fattoria di Firenze e della Piana. Come ci raccontava prima, ma ora ce lo racconterà lei, l'occasione di questa conferenza l'ha spinta anche a muoversi nei dintorni, negli immediati dintorni di Firenze, a ricercare ville e ville fattoria che non so se ha ritrovato tra Mercafir, aeroporto, tranvia, ce lo racconterà lei però. Allora vi ringrazio e do la parola alla professoressa. Allora, intanto grazie Anna della presentazione così vivace e grazie a chi è presente e chi mi ascolta da casa. Appunto, la cosa che così mi piace sottolineare è che l'occasione di questa chiacchierata
è stata tale per, che mi ha spinto a fare una ricognizione sul campo, alla ricerca di ville, ville fattorie, case da padrone, casali, eccetera, che oggi sono o destrutturati o sommersi dall'edilizia senza qualità della piana e della periferia, o in qualche modo aggredite. E quindi vi propongo, e insomma, vedremo un po', ho provato a fare un po' di ricognizione negli ambienti, vi proporrò un po' questa serie di osservazioni che ho cercato di coordinare. Tra l'altro, alcune immagini, alcune cose, beh, credo che nessuno di voi le conosca, sono andata lì, e, cioè sfuggono veramente alla conoscenza. Ecco, allora, vediamo un po'. Scusa, se... però lancio la presentazione. Siamo. Ecco, bene, siamo sistemati. Ecco, allora, intanto vorrei fare una brevissima proprio premessa per definire quella che è l'armatura territoriale della piana. L'armatura territoriale che vorrei in qualche modo sintetizzare con questa fascio di strade che da sempre ha segnato l'area ovest della città. In particolare, credo che valga la pena di sottolineare questa triplice direttrice che muove storicamente e che ha mantenuto una sua validità, proprio secondo me costituendo l'armatura, e cioè la strada che usciva da Porta al Prato, da Porta Faenza, e la strada che usciva dalla Postierla, detta la Polverosa, tra Porta al Prato e Porta Faenza, via Polverosa, ovvero l'attuale via di Novoli che si vede qui. Ecco, questa, diciamo così, considerazione pregherei di tenerla presente, perché non solo questa armatura di direttrici è un'armatura che, nonostante le trasformazioni, rimane, ma è stata fondante per il sistema insediativo che si è andato a configurare nell'area. E allora, proviamo a immaginare, come breve premessa prima di entrare nel ragionamento delle ville e fattorie. Intanto, proviamo a immaginare abitazioni ed edificato che occupano l'area pedecollinare o antecollinare a nord, diciamo, in epoca storica comincia una operazione di regimazione delle acque e di messa a coltura delle aree di piano lungo le strade che ho indicato, e lungo queste strade si addensero borghi e borghetti. Immaginiamo che per tutto l'alto medioevo e per buona parte del basso medioevo, fino almeno alla metà del 400, qui siamo in un'area di terre acque. Un'area di terre acque in cui nelle isole, immaginate terre acque perché ci sono i torrenti e c'è l'Arno che esondano. Allora, nelle isole un po' più rilevate, fino dall'età alto medievale, si situano una serie di strutture molto importanti. Ne ho selezionato due perché sono cardinali. Uno è il monastero di San Donato in Polverosa, oggi fermata della tranvia San Donato, è potentissimo monastero, che in questo paesaggio di terre acque aveva una enorme consistenza e un'enorme presenza. E poi, appunto, nelle aree emergenti dalle acque, nelle aree messe a bonifica, eccetera, ecco, una serie di residenze
o meglio diremo palagi fortificati, che nella dinamica delle, diciamo, dei ceti cittadini più abbienti diventavano, diciamo, diventavano oggetto, queste aree, oggetto di acquisti e di presenze con appunto palagi fortificati, case da signore, case da padrone. Una per tutte, la vedete, ora scomparsa in questa edizione, la Torre degli Agli. Ma ne parleremo, Torre degli Agli, lungo proprio la direttrice della Via Polverosa, Via di Novo. Ecco, la, comunque, diciamo così, una volta regionata, l'abbondanza d'acqua e la fertilità dei terreni, mano a mano messi a coltura, la cartografia ce le dimostra poi, eccetera, richiama l'interesse del patriziato nella progressiva conquista del contado, nella progressiva avvicinamento e costituzione di grandi patrimoni e patriziato cittadino che conduce una intensa campagna di acquisti di terre e beni immobili. Ecco, a questo punto, se questo è il quadro, immaginiamo, diventa esemplare la dinamica seguita dal gruppo Medici e dai suoi consorti che cominciano a spingersi verso questa direttrice e compra il gruppo Medici nel 1480 circa da Giovanni Rucellai un antico fortilizio denominato Ambra, che viene ridotto, organizzato, riconfigurato come centro di una intensa azione di bonifica e messa a coltura e come elemento cardine di una riconfigurazione del territorio, cioè la villa di Poggio a Caiano. La villa di Poggio a Caiano e le cascine. Ecco, possiamo considerare appunto la villa di Poggio e le cascine di Tavola un avamposto nella, diremmo, colonizzazione delle aree di pianura. Per esempio la cartografia che vedete qui al lato vi fa vedere, ecco, intanto Ambra è in un punto strategico, all'incrocio fra il fiume Ombrone e Ambra, no? Quindi in un'area che viene messa a coltura e restituita nelle forme che vedete con un'operazione bonifica. Ma questa operazione è un'operazione che ha effetti non secondari nella invenzione di un modello di residenza agreste del tutto nuovo e del tutto speciale, nuovissimo. Una villa che non è il palagio da signore, che non è la residenza da padrone, ma è una residenza di delizia. E la particolare ubicazione, come dicevo, alla confluenza tra Ambra e Ombrone, quindi in un'area che poteva essere soggetta a esondazioni, a cose eccetera, diventa significante nella scelta del modello, un modello nuovissimo, unico. Intanto cosa c'è di nuovissimo? Intanto la residenza viene spostata al primo livello, ovvero non si tratta, cioè la residenza di delizia è organizzata con le funzioni in verticale. Questa finora non era mai successo, no? Perché avevi la residenza al piano di campagna e ti organizzavi, eccetera. Ma qui, tenendo conto del fatto che siamo appunto alla confluenza dei due fiumi e che ogni tanto qualche capriccio l'acqua, cioè, cosa si inventa Giuliano da San Gallo? Una divisione di funzioni in verticale, costruisce un basamento, questo porticato che vedete, in cui alloggia gli magazzini e, diciamo così,
gli elementi di servizio per la produzione, ma la residenza è tutta spostata al piano elevato e inventandosi quindi per la prima volta appunto una divisione di funzioni in verticale e anche per la prima volta un modello di residenza agreste del tutto particolare. Perché? Primo, un blocco compatto. Secondo, non c'è cortile. È la prima, non si era mai visto, no? Un blocco compatto in cui gioca l'elemento della simmetria e della semplificazione. Inventa l'uso di materiali tipo la parete intonaco e la pietra serena. E poi fa un'operazione di gran classe, perché qual è lui? Un'operazione di gran classe inventando un linguaggio architettonico del tutto speciale, cioè una nuova archeologia. Nella residenza agreste, ma la residenza di Delizia, diventa un campionario di una archeologia che diremmo sognata. Non solo, ma diventa un luogo di sperimentazione. Non si era mai visto, no? Nella residenza privata, non si era mai visto l'uso di elementi templari, mai, non era mai successo. Si usavano logge, eccetera, ma mai si era arrivati a decontestualizzare elementi presi di peso dall'architettura templare antica e metterli in una residenza privata. Ma appoggio, Giuliano da San Gallo fa anche un'altra cosa, cioè introduce, è un esperimento la Villa di Poggio, ma un esperimento anche nelle nuove tecnologie dei materiali. E, diciamo, la novità di questa sperimentazione sta proprio nell'uso per la prima volta di un materiale nuovissimo, appena scoperto, la terracotta invetriata. Nella bottega della Robbia era stata appena inventata. Siamo negli anni in cui si sta sperimentando, no? È stata appena inventata e comincia ad essere quel materiale che Vasari dice più lucente del marmo, più durevole del marmo, perché naturalmente la terracotta invetriata non subisce l'azione degli agenti atmosferici. Allora vedete che in questa nuovissima archeologia, completamente sognata, decontestualizzata, no? Smembra le cose, le rimonta, fa anche una sperimentazione, c'è anche la sperimentazione dei nuovi materiali, appena scoperti. Appena scoperti questa tecnica della invetriatura che viene utilizzata nella copertura in volta a botte della loggia, come vedete, con rosoni e cassettoni all'antica, ma tutti in terracotta invetriata, con una maestria naturalmente di una raffinatezza unica, e poi nel fregio. Il fregio all'antica, nel racconto delle stagioni e dei lavori agricoli, all'antica, no? Ma realizzato col materiale nuovissimo. Quindi un esperimento. Quindi dobbiamo pensare a questo avamposto di investimento nella piana come un elemento in cui, mentre si sperimenta il radicamento in quel luogo, appunto all'incrocio dei due fiumi, si sperimenta anche un modello che si stacca direttamente e definitivamente dalla casa da padrone che aveva la struttura fortificata, seppure scapitozzata, seppure mimetizzata, eccetera. E poi contemporaneamente sperimento la novità, in questo caso dei materiali, ma non solo, perché insieme alla villa ci sono le cascine. Cascine di tavola, mi piace e mi è piaciuto abbinarle, anche perché su questo Italia Nostra ha fatto delle battaglie enormi, fino alla situazione, per fortuna, diciamo così, di salvaguardia del parco. Sapete che dal 2007 è zona AMPIL
e fa parte del parco del Prato, eccetera, e di questi ultimi mesi, finalmente, dopo le infinite battaglie per le cascine, per la fattoria, no? Vedete lo stato di, diciamo, degrado sulla sinistra e lo stato non di degrado in una foto storica. E voi sapete che la villa è stata messa all'asta più volte, ci sono stati infiniti momenti di dibattito e, ripeto, Italia Nostra si è molto mobilitata per questo ed è notizia di pochi mesi fa il fatto che finalmente la fattoria ha trovato un acquirente in un diciamo, industriale pratese che sarebbe, sarebbe riusciti a concordare un utilizzo compatibile della grande struttura, compreso le ristrutturazioni, eccetera. Come è fatta Cascine? Cascine è l'attività produttiva affiancata alla villa, no? Guardate il progetto, è una struttura particolare, no? Un grande quadrangolo, con porticato e cortile porticato interno, contornato da fossato e con quattro baluardi angolari, no? Una struttura che sta lì nella piana e che, diciamo così, organizzava, tutti sappiamo qual era la potenzialità produttiva di questa zona, con anche l'introduzione di colture specializzate e di allevamenti specializzati. Due, voglio solo ricordarne. Uno, le risaie, e giovandosi dell'acqua che c'era, e due, l'allevamento di specie animali, eccetera, fra cui i daini neri, che erano specialissimi, eccetera. Mi piace farvi notare la struttura, naturalmente la vedete nella fase del suo degrado, ma che cerca di resistere per l'imponenza della costruzione al tempo. Mentre vi ricordo che il parco, essendo un parco della piana, è organizzato con tre differenti diciamo, zonizzazioni e produzioni ed è aperto al pubblico e, diciamo così, vede ed è un grande polmone verde nell'ambito dell'intorno pratese. Invito a visitarlo perché è davvero una struttura specialissima. Tra l'altro, con la zona, certamente ci sono delle zone anche che sono state aggredite, per esempio la zona delle pavoniere, aggredite con edifici impropri, eccetera, però, diciamo così, le tracce di questa struttura restano. Allora, noi dobbiamo considerare questo avamposto che si spinge nella piana della Villa di Poggio e delle Cascine e che inaugura un processo nuovo di insediamento. A questo punto, siccome mi è stato molto difficile provare a sintetizzare la varietà di interventi e varietà nel tempo e nelle localizzazioni, allora vi propongo una sorta di organizzazione del ragionamento che tiene conto di due fattori. Uno, quello temporale, cioè ho provato a individuare un arco temporale che può distinguere nella piana e nella zona pedecollinare, può distinguere, diciamo così, gli insediamenti. Un arco temporale. E secondo, un altro fattore, la morfologia dei luoghi. Allora ho provato a fare questa, diciamo così, combinazione, morfologia dei luoghi, fascia temporale, per provare a individuare delle possibili raggruppamenti dei sistemi di residenze di villa, residenze edilizia, casa da padrone, distribuite nella piana. Quindi ve lo propongo così. Il primo raggruppamento l'ho chiamato residenze di villa sulle pendici collinari. È un raggruppamento che, appunto, tiene conto della morfologia. Siamo sulle pendici o sull'anticollina, quindi ai piedi, tiene conto della morfologia,
dei luoghi e anche si sviluppa in una fascia temporale che potremmo grossolanamente considerare tra il XVI secolo e il XVIII. Proviamo, ripeto, so benissimo che è una, diciamo, un taglio abbastanza, come dire, sintetico, però forse ci può servire per orientare e per, diciamo, in qualche modo tentare di trovare le differenze fra questi insediamenti. Va da sé che i primi che vengono in mente sono sicuramente quelle, appunto, medici della prima metà e poi del Cinquecento. Ve le passo rapidamente, perché tanto sono molto conosciute, ma sottolineo solo alcune cose. Si tratta sempre di acquisti di un palagio fortificato, una casa da padrone. Quindi, evidentemente, la lunga durata del popolamento, che appunto trova molto consistente e che vede poi un rimodellamento. Ma le novità di questo rimodellamento non sono solo nell'architettura, che comincia a dettare una regola, cioè la semplificazione dei volumi, la semplificazione dei materiali e il rispetto di simmetrie. Ma non è solo questo la questione nuova. La questione nuova è il corredo di queste ville, cioè i giardini, che sono un elemento nuovo, no? Sono il tentativo di organizzare la natura secondo una certa serie di regole, di desiderata, che non sono quelli produttivi. Voi capite che la villa ha questo corredo che la fa diventare un'altra cosa rispetto a tutte le residenze di campagna che si fondavano sulla produttività, la natura produttiva. Qui invece la cosa interessante qual è? Che si tratta di una natura organizzata per la bellezza, per l'esperimento di essenze arboree, per il collezionismo, no? Per l'esperimento di essenze arboree, perché qui si fanno innesti, cose, si inventano, ora vedremo. E poi quindi corredo dell'elemento naturale verde, organizzato in forme che non sono quelle produttive, e corredo dell'elemento naturale dell'acqua, organizzato in due versioni, o il bacino, il vivaio, oppure la fonte zampillante, quindi con una maestria tecnica che vedete qui come a Castello, Davide Fortini, diciamo il grande idraulico dei primi duchi, conduce. No? Risparmio le date perché tanto le vedete, ma veniamo alla seconda, Castello. Anche Castello era una casa da padrone, corrispondente al nucleo intorno alla questo asse del portone, che viene acquistata dai Della Stufa. Quindi, quando si diceva il patriziato cittadino sta spingendosi, qui la vedete in una pianta dei capitani di parte, viene ampliata, corredata anche qui di giardini, sembrerebbero i primissimi giardini in cui lavorano insieme Tribolo, Davide Fortini e Buontalenti, e qui la sperimentazione, diciamo, la sperimentazione nella essenze arboree, nell'invenzione di essenze arboree diverse è molto spinta, no? La collezione di agrumi, con tutte le sperimentazioni che viene fatta, diventava una delle cifre che distingueva, diciamo così, il tesoro del principe, no? Perché questi ci avevano tutti i tesori, ma quello che non ci avevano gli altri era
la sperimentazione degli agrumi, la sperimentazione delle piante, no? Che quindi evidentemente lanciano dei suggerimenti, lanciano delle suggestioni ai loro clienti, ai loro consorti, agli altri. E infatti, se pensate in questa zona che è pedecollinare o antecollinare, ecco che questi diventano cardini trainanti. Allora, intanto, proprio lì, vedete, ho mantenuto sempre la sigla residenze di villa sulle pendici collinari, perché credo che appunto questo raggruppamento possa aiutarci. Proprio lì, Villa Corsini, anche questa, un acquisto di una podere con casa, sulla spinta nell'eco, nel continuare, nell'implementare quei suggerimenti fatti dalle due vicine, Petraia e Castello. Allora i signori Corsini intervengono grandiosamente, siamo ormai in un'altra epoca rispetto ai primi suggerimenti di Petraia e di Castello, siamo ormai nel pieno 600, interviene Giovan Battista Fuggini con abilità straordinaria nel riconfigurare sia il fronte secondo un nuovo gusto e sia il fronte verso il giardino, organizzando contemporaneamente il giardino e poi proprio riorganizzando il fronte, introducendo novità nel linguaggio architettonico, come per esempio in questa soluzione molto speciale che rivela una volontà di variazione rispetto agli schemi, eccetera. Mentre qui vedete la parte retrostante che conserva ancora la facies dell'architettura primo cinquecentesca del nucleo originario che viene comprato, eccetera, no? Quindi comincia a configurarsi, no, questo appunto abbinamento morfologia del terreno, arco temporale, che può darsi possa essere una chiave interpretazione. Ancora, guardate qui, sempre in vicinanza, ecco, c'è una piantina, qui c'è Castello e qui c'è la villa di Bellagio Le Brache. Ecco, questo mi è piaciuto molto affiancarla, perché mentre Castello e Petraia e diciamo così soprattutto Castello ha completamente dimenticato la presenza di ciò che esisteva e quindi ha scapitozzato torri, eccetera. Qui vedete nella Villa Bellagio è la torre della casa da padrone, anzi nel 1427 viene indicata come podere con abituro da cittadino. Ecco, la torre diciamo nucleo coordinante delle costruzioni intorno, delle costruzioni che trasformano il palagio fortificato in una residenza di villa. E infatti vedete la costruzione della loggia, la fine del 400, e sempre all'ombra, perché siamo di vicino, vedete la piantina, sempre all'ombra di quelle due diciamo cardini delle residenze di Villa Medice, nel 1571 questa viene acquistata dalla seconda moglie di Cosimo I, no? Diventa una residenza intima, non come Castello che è la Villa Reale, ma insomma siamo, come vedete, anche nella stessa direttrice, nella stessa aula. Ecco, spostandoci ancora un po' nel tempo e nello spazio, ma su quella direttrice, credo che questa prima raccolta, raggruppamento di insediamenti di villa in quest'area possa trovare una sorta di, diciamo, punto di arrivo nella villa Guicciardini Corsi Salviati. Quale villa Guicciardini Corsi Salviati, Sesto Fiorentino? Anche qui vedete cos'era, podere con casa da padrone. Allora, viene acquistato dai Corsi nel 503
e poi comincia una instancabile serie di lavori che trasformano la casa da padrone in una villa grandiosa, in cui lavora alla facciata sul giardino Gerardo Silvani. Vedete tra l'altro l'incisione e, diciamo così, lo stato dell'edificio, e ancora addirittura i lavori proseguono nel corso del primo trentennio del Settecento con i vivai e le ali delle serre e delle varie, diciamo, annessi pregiati. La villa Guicciardini Corsi Salviati purtroppo aveva questo grandioso parco dotato di acque, vivai, eccetera. Dunque, nel taglio della via Vittorio Emanuele, dell'allargamento, eccetera, gli è stato tagliato il parco, tagliata, diciamo così, per il passaggio a suo tempo del tram, un'altra parte della proprietà. Quindi adesso la si vede rasente la via, completamente disambientata. No, non c'è più questa straordinaria cosa. Tra l'altro, diciamo, ultimamente è stata aperta al pubblico una parte per alcuni eventi, perché poi il resto dell'immobile è diviso in appartamenti e il giardino non appartiene alla villa. Quindi voi capite che l'operazione di smembramento è stata veramente dilacerante, no? Ecco, però queste residenze di villa sulle pendici collinari, sull'antecollina, su quella direttrice, ecco, nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo, configurano un modo di essere della residenza agreste. Ora vediamo il secondo modo d'essere, e cioè ville, case da padrone e casali nella piana. Ecco, questi sono modelli diversi. Nella piana, ecco, dicevo prima che la preparazione di questo incontro è stato uno spunto, perché sono andata ovviamente a trovarli, anche perché sono completamente disambientati e vanno ritrovati all'interno di una diciamo dilagamento dell'edilizia senza qualità che ha investito quest'area. Ma l'ha investita in questi ultimi, in fin dei conti, 30 anni, 40 anni. Allora, primo, vedevamo prima la lunga strada direttrice della via Polverosa, via di Novoli. Ecco, oggi è toccata, rasente, vedete qui, dai binari della tranvia, c'è ciò che resta della villa della Torre degli Angeli. Diciamo subito che era una grande casa da sì. Acquistata dal 1605 da Panciatichi, il quale la trasforma in una villa stupefacente con un giardino parco grandissimo, dove sull'onda e sull'eco della sperimentazione condotta a Castello, no, inventata dai Medici, sperimenta, fa la creazione di nuove essenze di agrumi, fra tutti la bizzarria. Chi di voi frequenta quella parte, c'è una strada che si chiama Via della Bizzarria. La bizzarria era questo agrume che è sperimentato qui, utilizzando l'arancio e il cedro, hanno fatto l'innesto, è diventato questo agrume speciale, speciale nella configurazione, bizzarro, no? Cioè tutto bozzoloso, no? Così, che però era, diciamo così, una di quelle ricerche straordinarie, diciamo così, non solo dal punto di vista botanico, ma dal punto di vista della sperimentazione tout court. E la villa, col grande parco della bizzarria, tra l'altro chi percorre la strada attuale che si chiama della bizzarria, vede la dimensione di quello che doveva essere questo parco. Ecco, la villa viene completamente ornata, completamente arricchita, e per fortuna rimane ancora la loggia che affaccia sul giardino, con i dipinti di Bernardino Poggetti.
Voi sapete, la bizzarria Torre degli Agli è diventata ed è finora del demanio militare. Ci sono caserme all'interno, cioè padiglioni e alloggiamenti. Adesso è stata dismessa dal demanio militare. Quindi in questo momento il quartiere sta abbondantemente cercando di capire come sia possibile tentare di poterne finalmente riaprire i giardini e riutilizzare il complesso della villa, anche se i padiglioni militari costruiti nel parco hanno ovviamente scassato molte cose. Tra l'altro, una breve cronaca, il palagio degli Agli, ma al meglio la villa Panciatichi, Panciatichi Ximenes, era diciamo un luogo assolutamente privilegiato per l'arrivo di diciamo principi, forestieri, quando questi venivano a visitare i granduchi. Allora, sembra di capire, almeno siamo quasi certi, che quando arriva Cristina di Lorena per sposare Ferdinando, si ferma qui e si incontrano lì prima di entrare a Firenze, no? Quindi è un luogo che era tappa, e quindi questo ci fa immaginare come doveva essere. Tra l'altro, vedete in questa foto d'epoca, in cui c'è ancora la torre è stata distrutta nel 1944, è stata minata, e mentre questa parte coi pinnacoli c'è ancora, è qua, e all'interno c'è tutta la, per fortuna, l'iscrizione Panciati che dice cosa ha fatto, mentre vedete questa parte è un po' questa, insomma, vabbè, com'è, insomma. Tra l'altro c'è la fermata del tram lì. E quindi, ecco, non da trascurare che nel tabernacolo qui all'angolo c'era, ora non c'è più, deposta alla sovrintendenza, l'affresco di Domenico Veneziano. Quindi questo ci fa dire che evidentemente i signori Agli, nel loro possedimento, potevano permettersi di chiamare un artista di grande calibro, e questo ci fa capire che tipo di strutture insediative c'erano. Allora, ville, case da padrone, casali nella piana, andiamo all'interno. Ecco, una delle cose più, diciamo così, spettacolari doveva essere la villa, il Sassetto. Cioè la villa, ovvero palagio, casa da padrone dei Sassetti, oggi in via Campania. Un'enorme struttura, tra l'altro vedete che ancora conserva la sua possanza, con la torre scapitozzata e l'accorpamento intorno delle residenze che i Sassetti si erano costruiti in questa zona, anche questa dotata di parco, perché dobbiamo immaginare che appunto erano zone agresti, no? E quindi questi grandi nuclei si dotavano del giardino parco e poi avevano i poteri, no? Ecco, qui lo vedete nella situazione di oggi, in cui è divisa in appartamenti, il parco è andato, anche se mantiene per una certa verso alcune delle recinzioni, ma poi, come vedete, però la cosa importante è che si definisce una tipologia nella piana diversa da quella delle ville che abbiamo chiamato della fascia pedecollinare, perché sono più case da padrone o da signore, quindi una tipologia che vede sempre la struttura turriforme intorno alla quale in vari modi, in vari tempi si è aggregata, diciamo così, l'abitazione. Non solo, ma in questa villa e casali della Piana ci sono anche altre tipologie, e sono tipologie di edifici che diremmo quasi dimore agresti, molto vicine alle residenze poderali,
con blocchi di media dimensione, non molto estese e compatti. Per esempio, Villa Pozzolini. Villa Pozzolini oggi è la biblioteca Buonarroti, la biblioteca del quartiere 9. E, ecco, questa è molto interessante perché è una casa da padrone che viene lasciata dai Vernacci, che ne erano proprietari, agli innocenti. Secondo una, diciamo così, non solo leggenda e non solo mitologia, ma una testimonianza, perlomeno Vasari lo dice, questa, in questa casa da padrone, lasciata agli innocenti, gli innocenti hanno incaricato Bernardo Buontalenti della trasformazione in villa, una delle ville delle loro residenze agresti. E infatti vedete che nonostante i diciamo, consistenti e piuttosto dirompenti restauri, in chiave dell'arco della porta c'è l'emblema innocenti, cioè il bambino fa con le fasce, no? E quindi, anzi, secondo Vasari dice, Bernardo lì ha fatto la più bella delle ville, dell'ospedale degli innocenti, eccetera, eccetera. Invito a visitarla perché essendo biblioteca uno può vedere cosa c'è. Ancora, quindi, case da padrone con la torre, blocchi compatti di medie dimensioni, piuttosto modesti nella qualità architettonica, caratterizzano queste. E per esempio queste altre due, come vedete, sono completamente in disambientamento e sono la Villa Aruc a sinistra, nell'attuale via della Villa. Dalla Villa Pozzolini c'è una stradella che, se uno ha la fortuna di riuscire a entrare, di riuscire a passarci, arriva in questa, che è una dimora agreste, probabilmente impiantata tra XVI e XVII secolo, che conserva, come vedete, alcune, tipo, alcune diciamo, formule, cioè il blocco compatto, la tipologia semplificata e elementi di apparati decorativi importanti. Questa oggi è una bed and breakfast e diciamo in ciò che resta del giardino parco, vedete, ha fatto installazioni, diciamo, scultore, eccetera. Mentre quest'altra è trasformata anche questa in albergo con un corredo del giardino, ciò che resta, ma naturalmente completamente sommersa dall'edilizia senza qualità dell'intorno. Questa è in via Lippi e Macia. E infine, sempre ville, case da padrone, casali della Piana, mi piace proprio ricordarvi questa. Questa è la famosa villa dell'Olmatello, una casa da padrone grandiosa, degli Adimari, poi dei Pitti. Oggi si trova a ridosso del terrapieno ferroviario, come vedete, tra l'altro chi prende la si vede dal treno. In questo momento finalmente c'è il cantiere, perché essendo crollati tutti i tetti, alla fine, ecco, una struttura gigante con la torre della casa da padrone scapitozzata e un grandioso accorpamento di spazio residenziale. Tra l'altro, tra virgolette, la fortuna di vedere che sono caduti tutti gli intonaci permette di vedere la sequenza e quindi la sovrapposizione diciamo dell'evoluzione dell'architettura, no? Perché siccome è tutta sbrecciata, uno vede come è fatta, eccetera. Ecco, nel XVII secolo diventa proprietà dei frati della Santissima Annunziata, che costruiscono questa parte dove ci sono, almeno dalle testimonianze, residenze, viene usata per residenze estive, e l'oratorio. L'oratorio, vedete qui la facciatina, molto deturpata, ormai andata, l'oratorio non sappiamo com'è dentro, perché nessuno ci è riuscito a entrare finora. Quindi, però ecco, un complessone straordinario, devo dire straordinario dal punto di vista architettonico, per la consistenza e l'elaborazione.
Quindi, allora, se nelle residenze pedecollinari, antecollinari, c'era il discorso della villa col giardino, in tutta la piana sembra di capire che ci sia piuttosto la presenza di queste case da padrone in cui il corpo di fabbrica della torre continua a rimanere un elemento dominante nella struttura insediativa. Ma e infine scendiamo verso la via Polverosa. E questa è lungo la via Polverosa e vale la pena di diciamo ragionare sull'ultimo atto della residenza di villa nella piana, cioè la villa Davydov. Nel 1808 viene soppresso il monastero di San Donato in Polverosa, quello che abbiamo visto all'inizio, i Davydov comprano il monastero e lo fanno trasformare dall'architetto Bartolomeo Silvestri in villa. Ma nella reggia dei Davydov, no? Viene nominata la reggia dei Davydov. Allora, intanto una planimetria, incorporano la chiesa e il monastero, poi vedremo che ci fanno. Allora, una villa reggia, lungo quella direttrice, mi ricordo che all'inizio ho detto l'armatura territoriale, no? Quella direttrice governa. Allora, una villa che adotta la planimetria a U, con ali avanzate verso il parco, e qui vedete la soluzione architettonica straordinaria, con l'utilizzo degli elementi classici, l'organizzazione del grande fronte, con le colonne, le trabeazioni, il coronamento a timpano e la cupola. Questa è una foto storica della sovrintendenza. Dico brevemente alcune questioni per far capire che cos'era sta villa. Nella reggia dei Davydov c'era una raccolta di opere d'arte, scultoria e pittorica invincibile. E queste due immagini che vedete, per fortuna acquarelli di un visitatore famoso, è la sala da ballo, che era al centro della distribuzione dell'asse orizzontale fra le due ali, coperto a cupola. Guardate che tipo di ambienti sono e la ricchezza dell'ambiente, lo scultore, le opere pittoriche, eccetera. E ancora c'è da dire che nel 1856 Gaetano Bianchi, il famoso restauratore, restaura gli affreschi della chiesa del monastero di San Donato, che viene trasformata in biblioteca della villa. La villa nel 1800, ecco, anche qui mi piace sottolineare un'esperimentazione. Intanto guardate nella cartografia, questa è la villa con le ali verso il parco, questa è la via Polverosa e qui vedete questo corpo di fabbrica fatto costruire nel 1820-30, che sono le serre. Le serre per l'allevamento di essenze arboree preziose, esotiche, no? Mentre vedete qui il parco, con il laghetto, eccetera, con un po' di amara ironia, quella sorta di cosiddetto parco che c'è lungo la via di Novoli, è con un po' di amara ironia ha ricostruito il laghetto, forse per cercare di evocare il laghetto del parco della Villa Davydov, no? Quella specie di parco che è a ridosso del lato del Palazzo Giustizia, che in teoria è ciò che resta dell'ipotesi del parco della Piana,
con amara ironia, ha provato a fare appunto il laghetto come era quello del Parco Demidoff, eccetera. No? Vabbè, stendiamo un velo pietoso su tutta l'operazione. Ecco, dicevo, la cosa interessante è che i Demidoff, in questo straordinario investimento, tra l'altro i Demidoff sono anche mecenati non solo d'arte, ma poi anche molto benefattori, basta ricordare ciò che fanno per l'istruzione dei giovani, c'è il monumento Demidoff, no, di Ladarno. Ecco, anche qui abbinano alla residenza della Reggia una ipotesi innovativa, cioè impiantano una fabbrica di seta, una produzione di seta in cui lavorano, mettono 48 telai, ci sono le caldaie, eccetera, lavorano 200 donne. Quindi inventano un altro modo di combinare la residenza con un'attività imprenditoriale di tipo privilegiato, no? Ecco, ultime immagini, vedete in basso la villa nel dopoguerra, questa è stata bombardata e poi è andata avanti con una infinita serie di abbandoni e trasformazioni. I Demidoff nell'880 vendono tutto all'asta e comprano Pratolino. La villa ha avuto un lunghissimo periodo di abbandono, oltre ai danni della guerra, ma qui ne vedete la copia, diciamo così, la riedizione nella fase attuale, 5-6 anni il restauro, ovvero diciamo la riconfigurazione, come vedete con un po' di ironia, anche qui un po' amara, la evocazione della cupola della famosa sala da ballo, e soprattutto la vedete completamente disambientata e contornata appunto dall'edilizia senza qualità, ma ci sarebbero molte cose da dire. Mi piace terminare con un interrogativo, e cioè noi abbiamo visto che un tessuto di residenze di villa, di case da padrone e da lavoratore, parchi, giardini e continui, caratterizzava la piana. Gli edifici superstiti, chiamiamoli così, perché li avete visti come sono, seppure completamente disambientati, la domanda che io lascio aperta è questa: potrebbero comporre una mappa utile in un possibile programma di revisione, riqualificazione della periferia? E questa è una domanda che rimane aperta, ma mi piace lanciarla perché nel quartiere 9 c'è appunto questo gruppo vivacissimo che si chiama Novoli Bene Comune, che proprio su questo, sulla ritrovare, riconoscere alcuni cardini dell'impianto storico, proprio su questo sta lavorando. Grazie. Bellissimo. Allora, ora accendo la telecamera. Un po' di riscaldamento? Sì, grazie. Non si sente. Non si sente. Non si sente. Non si sente. Anna, è inutile, non sentiamo. Fermo, non sentiamo. Scusate. Sì. Allora, eccoci. Da quando era spento il microfono?
No. Ok. Allora dicevo, se qualcuno vuol fare una domanda, se per cortesia può cliccare su quella mano che vedete lì nel mezzo, quindi su alza la mano. E per ora non vedo nessuna mano alzata. Sono stati praticamente Simone Petralli, prego, può accendere il microfono. Non si sente, ha acceso il microfono? Sì, buonasera. Buonasera, prego. Buonasera. Tanto complimenti alla professoressa Rombi. Vabbè, l'osservazione che facciamo tutti chiaramente è il rammarico per questa distruzione del territorio operata tutto sommato in tempi recenti e la domanda se era veramente tutto così necessario, quindi questo è inutile tornarci sopra, anzi semmai è utile come riflessione per il futuro, questo sì. Sono d'accordissimo con l'osservazione che faceva la professoressa che proprio forse da questi scogli rimasti forse potrebbe partire un'operazione anche di recupero di un mondo perduto, ma scogli sono e da lì forse si può ricostruire. La mia domanda forse è banale e anche un po' semplice, però la volevo fare lo stesso. La Villa della Mula, che insiste su una struttura molto antica, sì. Mi sembra strano che sia una realtà tutto sommato isolata, quindi la mia domanda era, ma tutte queste ville più o meno antiche che costellano tutta la piana, sono state tutte abbondantemente studiate e quindi possiamo non attenderci nulla o in realtà c'è molto da studiare e non sono escluse sorprese, almeno per quello che può ipotizzare lei o conosce lei, insomma. Grazie di nuovo. No, abbondantemente studiate no, assolutamente no. Per dire, diciamo, sulla Villa Guicciardini Corsi Salviati è uscito adesso, finalmente, un libro che ne descrive le vicende. Assolutamente no, infatti c'è ancora parecchio da fare, quantomeno nel processo di conoscenza. Infatti, per esempio, alla Mula è un posto straordinario perché c'è vicino il ritrovamento etrusco, no? E quindi anche lì, evidentemente, è tutto da capire. Come riuscire a mantenerne in qualche modo la qualità e la presenza e renderla compatibile con l'utilizzo attuale. Cioè il problema secondo me è proprio questo, cioè la compatibilità degli utilizzi attuali con questi edifici. Il problema è questo, io non trovo che sia scandaloso trasformare questi edifici in luoghi dove si abita, ci si abitava, eccetera. Il problema è capire come l'hai fatto, insomma, è tutto lì. Ecco, quindi per questo dico, mi piace lasciare aperto, finire con una domanda aperta, perché forse davvero si potrebbe partire da questi cardini. Non ho parlato, per esempio, ma la stessa cosa andrebbe fatta per gli edifici religiosi. Ci sono dei lacerti. Forse si potrebbe partire da questi cardini per cominciare a ipotizzare quella, diciamo così, dispositivo che aleggia, che tutti cercano di, diciamo, di ricordare, di riqualificazione delle periferie. Attraverso che cosa? Attraverso usi compatibili, attraverso riconfigurazioni, non lo sappiamo, però punto per punto, visto che queste tracce ci sono, forse possono diventare magari studiate, magari viste nel loro insieme, correlate, coordinate fra loro. Magari possono diventare, costruire degli spunti. Tra l'altro, in quella zona lì adesso stanno finendo l'osservatorio urbano, no? L'osservatorio della città, nell'ex centrale della Fiat. Osservatorio urbanistico per la città, e quindi magari lì si può raccontare, lì si può inventare, si può provare a inventare delle cose, no? È una, cioè quello che voglio dire è che in questa area di architetture senza qualità o di architetture fuori scala o di quello che vogliamo, non ci sono ancora potenzialità,
Il problema è riconoscere. Ecco, questo vorrei, diciamo, avere una cosa un po' ottimistica, insomma. Ci sono due allora, ci sono tanti complimenti e poi li puoi leggere anche grazie. Da te. C'è Ornella che ha alzato la mano, ma prima di Ornella leggerei le due domande. Sì. Una è su, dice, tutte le ville medicee sono padronali legate a fattorie. E poi dice, sappiamo qualcosa della Villa Ginori di cui non ho idea se sia più o meno sia visitabile. Allora, sulla Villa Ginori lo posso dire io, che sono sestese, no. La villa è privata, è chiusa, non ci vive, c'è la Paola anche, ce lo potrebbe dire qui, non ci vive più nessuno da tempo e non è nemmeno visitabile. Ogni tanto aprono il giardino, ci si può passare, ma non è visitabile. E sulle fattorie, Carla? Queste ville, un'anima produttiva che hanno sempre. Un'anima produttiva che può stare all'interno del parco giardino, questi hanno non so, un po' di agrumi, un po' di cose privilegiate, un po' di primizie, no? Un po' di cose, oppure ricordiamoci che nel patrimonio ci sono i poderi. Cioè la piana è tutta organizzata in poderi e i poderi sono per molta parte corredati e corredo di queste ville. Ricordo che questa piana per un bel arco di tempo a partire dalla zona di Careggi e fino a Sesto era il pomerio di Firenze, quindi era praticamente una struttura ortivo con frutti e orti. Quindi ecco, le ville hanno i poteri nel patrimonio, infatti anche la cartografia che abbiamo più volte visto, la villa c'ha poi i poteri sparsi, terre spezzate, però c'è sempre l'abbinamento produttivo. Ornella può accendere il microfono se vuole. Sì, e mi scuso, la videocamera non mi funziona. Va bene, la aspettiamo. Ecco, no, mi scuso, sembra se no. No, volevo sapere una cosa. Io abito a Campi Bisenzio e nel territorio, riguardando la storia, c'erano più di 90 ville. Per fortuna due sono state acquistate dal comune, Villa Ramirez di Montalvo e Villa Rucellai. Sì. Erano ville fattorie, poi ce n'erano altre, Villa Sarri che ora sono diventati appartamenti ed altre. Ho visto che non sono state citate in questo suo percorso, nel percorso che è stato fatto. Volevo sapere perché sono di altro tipo, perché nella relazione diciamo non c'era spazio e si assomigliavano a queste. Ecco, era un po' una curiosità. Sì, ho dovuto fare un po' di scelte perché il patrimonio di appunto residenze presenti, dimenticate, è grandissimo. Allora ho provato a fare un po' di scelte tenendo come diciamo così sottofondo di guida quegli insediamenti che magari sono più conosciuti e più visitabili, quelli lì dell'area pedecollinare Medice e certamente diciamo lì è un campo molto vasto e quindi bisognerebbe diciamo fare altrettante ricognizioni come ho fatto appunto nell'area perché per scoprire un mondo che diciamo è quasi quasi ignoto insomma, no? Sfido tutti ad andare un po' a rivederle queste cose che vi ho fatto vedere e per rendersi conto. E lì è una, diciamo, una scelta contingente, tutto lì. Beh, grazie, era semplicemente una curiosità perché quando io insegnavo con i ragazzi si facevano alcune ricognizioni su queste, e per fortuna due sono rimaste quasi intatte ed è insomma una bella fortuna anche se ovviamente parchi e cose come ha spiegato lei sono un po' spariti meno che a Villa Montalvo la Ragnaia per cui ecco era un po' una curiosità mia grazie e complimenti per la conferenza perché è veramente interessante. Ci sono altre domande? Vedo ci sono anche delle osservazioni ovviamente sulla legge urbanistica
Altre domande alla professoressa? Curiosità o... Qui in sala? Nessuno? Qui in sala anche, giusto? Sì. Dove abbiamo distrutti? Davvero? Orario, è stata troppo lunga, vi ho distrutto. No. Sì, qualcuno non dice... è stata affatto troppo lunga. È stata sempre troppo corta. Troppo corta, vedi? Posso sempre... Aspetta, c'è il professor Landi o Maria Rosaria, non so chi dei due, prego. Buona serata, grazie di questa bellissima relazione. Volevo domandare, la torre, no, che faceva parte della casa padronale, era una torre del Medioevo che poi è stata trasformata? Sì, era proprio la casa da padrone o da signore, che compare, perlomeno ne abbiamo notizie, fin dal basso Medioevo, che praticamente era, insomma, voglio dire, le campagne non erano proprio sicurissime, no? Quindi, diciamo, sempre una struttura fortificata o pseudo fortificata o che si potesse fortificare in queste campagne. Quindi, oltre a tutto, era costruita in materiale, diciamo, costruita accuratamente. Avete visto anche proprio i blocchetti di pietra, eccetera. Quindi costituiva anche un nocciolo sicuro dal punto di vista strutturale, intorno al quale magari accorpare altri ambienti, eccetera. Quindi era proprio, si trova anche nella cartografia proprio questa tipologia, con la torre che nel tempo viene scapitozzata, vengono in sostanza case da signore, vengono declassate, la torre viene scapitozzata e poi mano a mano accorpate, eccetera. Ecco, questa è proprio una tipologia della residenza sparsa sul terreno agricolo. Allora, qualcuno dice, mi è stato detto che la Villa Medicea di Colle Salvetti è praticamente soffocata dal nucleo abitativo circostante. È un caso di edilizia storica non restaurabile. Ora qui ci si sposta però da Firenze, dalla Piana, si spazia troppo. Villa La Fonte a Sesto, si sa qualcosa? Fa parte delle ville padronali? Sì. Sì? Sì. C'è la scuola elementare? C'è la scuola elementare. Sì, non so di chi fosse come proprietà. C'è la Gloria qui, c'è un insegnante di Villa La Fonte. Gloria, buonasera. Gloria, ti ricordi chi erano i proprietari di Villa La Fonte? No? No. Non ci si ricorda. Non ci si ricorda. Ma perché venivano scapitozzate queste torri? Perché non servivano più così alte? Riutilizzavano le materie. E poi qualcuno dice grazie, qui c'è da ricomporre la memoria della Piana, sì. Altrimenti resta solo l'amarezza. Sì, ma infatti è per quello che io ho terminato con una domanda aperta, perché secondo me insomma, ci sono ancora potenzialità, nonostante la disaggregazione. Carla, se vuoi consigliare qualche lettura, tu parlavi di un bel libro dell'85, vero? Dunque, io, questo può essere utile anche per gli insegnanti, dunque, o per chi ha curiosità. Mi ero preparata, infatti. L'avevi detto. Sì, pensando che... Allora, ci potrebbero essere varie letture. Una sicuramente del libro della Grazia Gobbi Sica, La Villa Fiorentina. E proprio lavora sulle ville della Piana e dell'Antecollina, nella zona tra Firenze e Sesto. Quindi potrebbe essere, perché ha fatto tutto un censimento, Grazia Gobbi Sica, La Villa Fiorentina, edito nel 98. Poi, ecco, invito tutti, se è possibile, a leggere questo libretto di Marco Conti e Vincenzo Migliore, Novoli, le chiese, le ville, i casali, edito nell'85. Questo ha le foto...
di quegli anni, delle cose che vi ho fatto vedere. Ovviamente io sono andata col libretto a cercarle e non le riconoscevo naturalmente, però è molto indicativo, veramente vale la pena di... Sì, allora, gli autori sono Conti e Migliore, e il titolo è Novoli, le chiese, le ville, i casali, edito nel 1985. Vi posso anche dire che è disponibile nella Biblioteca dell'Identità Toscana, in Piazza Unità, che lo presta ad abbondanza, che l'ho chiesto io in prestito lì. Poi c'è, insomma, per chi fosse interessato, credo, per la Villa Demidoff, allora c'è questo libro di Chelazzi, Il Principato Fiorentino dei Demidoff, edito nel 98 a Firenze. E poi credo, ma appunto sempre nello spirito di dire, cerchiamo di non abbatterci dall'aver visto queste cose, ma proviamo a capirne le potenzialità, edito dal Quartiere 9 a suo tempo, il volume è intitolato Castello, Campagna Medicea, Periferia Urbana. Questo magari è utile perché appunto c'è tutto il dibattito che vi ricordate nella metà degli anni Ottanta ha investito tutta l'area perché c'era la questione fondiaria, no? Famosissima questione che ha, diciamo, condotto a crisi politiche di grande cose, eccetera. E sempre sulla stessa linea il progetto Castello nell'area nord-ovest di Firenze. Ecco, vale la pena perché sembra di parlare di secoli fa, ma sono pochi, alla fine pochi decenni, e soprattutto guardando le cartografie, le foto di questi libri, e insomma, davvero uno fa il confronto con l'oggi e insomma, ci possono essere, credo, soprattutto per chi insegna, delle importanti considerazioni da proporre e da fare, anche semplicemente per andarle a riconoscere queste cose, vedere cosa è successo. Certo. Comunque invito a fare una ricognizione, uno prende il treno, la tranvia, scende alla Villa degli Agli, Torre degli Agli, ed entra dentro. Dovete farlo. No, va fatto, perché non ci si rende conto. Tra l'altro, credo che sia molto interessante, proprio su quella linea, vedere lì, per esempio, Santa Maria Novoli. Ecco, vi riserva delle sorprese strepitose. Entrateci, perché lì riserva delle sorprese strepitose, perché c'è l'oratorio completamente affrescato, con una straordinaria sontuosità. Che uno non se l'aspetta. È caro, sì. No, ma com'è? È come quello di Rastello. Sì, sì. Oppure, se uno va in Viale Guidoni e prova a orientarsi, a un certo punto c'è San Cristofano. Adesso c'è una chiesa nuova, ma lì vicino, sotto la quota della strada, quindi bisogna scendere, infossata, c'è l'antica San Cristofano. Non casualmente San Cristofano, perché stava lì? Perché lì c'era il guado. Ecco, ma se uno riesce a entrarci, chiedendo al parroco di aprire, si trova in uno spazio che rimane senza fiato perché è un rimodellamento sull'onda di Brunelleschi. Una cosa rimane così, con una magnifica, magnifica tavola pittorica. Quindi, per questo dico, sono dei, diciamo così, dei cardini. Forse possono diventare anche così, messi in rete, possono diventare qualche cosa di nuovo. Forse. Vabbè. Speriamo. Allora, io ringrazio... sono tante altre osservazioni, si potrebbe fare, ora vediamo, anche una passeggiata, sì, una visita guidata a primavera, prima che finisca il corso, l'avevamo detto anche l'anno scorso,
c'era un Andrea Righetti che si era offerto ad accompagnarci nell'assesto fiorentino medievale, e un altro potrebbe essere nelle ville che oggi Carla ci ha raccontato. Sì. Bene, ringrazio grazie. La nostra relatrice, qui abbiamo anche il presidente, che però sta nascosto, c'è Leonardo, e presidente dell'Italia Nostra. Ringraziamo tutti i partecipanti e ci vediamo il 10 alla stessa ora. Se qualcuno ci fa la sorpresa di venire anche in presenza qui al Saloncino delle Murate, c'è un po' freddo, copritevi bene, ma ci fa piacere. No, ma almeno... Bene, oggi c'erano 6 persone, però insomma 44 collegati, siamo contenti. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie della vostra partecipazione. Grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie. Benissimo, ottimo, arrivederci. Guarda Carla, se ti si legge le guarda, c'è tante di quelle accidenti, di quei commenti, che meraviglia, quante cose nascoste, dimenticate, grazie davvero, quanta bellezza, quanta storia si è persa col cemento, centri commerciali, asfalto, grazie, conferenza interessante, grazie professoressa Rombo per la splendida conferenza, per il ricordo ventagliato, Luca Di Bari della villa e del parco Demidov, grazie mille, accidenti. Complimenti. Poi sai chi il professor Landi era? Il professore di lui insegnava didattica per la storia, gli insegnava. Poi allora, che ma c'è? Dove insegnava? Non è mai stato uno strutturato. Io credo fosse un docente tipo di scuola superiore, addirittura elementare. Ah, ecco. Gli architetti vogliono sempre. Grazie per la bellissima panoramica. Vabbè. Io chiudo. Sì, sì. Allora, anche io. Aspetta la registrazione, togli. Togli la registrazione. Vabbè, registrazione. Io vado via, chiudo. Sì, sì.